Caro collega, non hai detto la poesia che appratenda i cuori, quest'unione, l'unione delle anime, quest'unione che rinfoca i sentimenti più reconditi, quel qualche cosa, quel qualche cosa che internamente finisce per diventare un fatto universale, mi procuri una chitarra, prego? Certamente, una chitarra e una sedia. Certamente, ma che tu fai un grande numero? No, come? Tu fai un numero qui nello show, dico. No, io ho intenzione di eseguire un incontro, direi, di poesia e di musica. Poesia e musica? Questo sì, è molto interessante. Sì. Piace moltissimo a me, vai subito a prendere. Sì. Guardi, ecco qua, guardi. Io sono ospite, vero? Certamente. Ma il vero ospite non sono io in realtà, e non è Felice Andreasi, ma è la poesia. Perché tu avevi paura di bagnarti, scusi? Ah, curioso, sì, questa è una cosa che io metto in alcune circostanze particolari. Prego, caro amico, ti lascio tutto qua, tutto, vai. Sapete cosa è capitato? Scusi, prego? Cosa è capitato? No! Che un capitano che potava ha capotato. Oh! Fortunatamente, non a tutti i capitani capita di capotare. È capitato a un capitano che potava. Dunque, un capitano che pota può capotare. Però un capitano capotato non può più potare. Peccato, peccato. Che cosa è capitato? Che un capitano che potava ha capotato. E come è capitato? Che il capitano che potava ha capotato. Così. Ho capito. Che impressione. Ma allora è un capitone. No, il capitone fa cosa? Capitano d'aviazione. Non un capitone. Il corpo l'hanno trovato? Del capitano che potava capotato? Sì, decapitato. Capitano! Se continuavi, come i tuoi avi, potevi, se volevi, non volavi, non capotavi, ma soprattutto quel che più conta sia pure per un cadavere di capitano d'aviazione morto di morte violenta senza colpa alcuna, non ti decapitavi, così. La testa hanno ritrovato del capitano che potava capotato. Sì, nel prato soleggiato. Al corpo inanimato la testa hanno incollato, poi l'hanno imbalsamato, commemorato, soterrato, e nominato maggior.